Tra le molte aziende che producono per Bonduelle, l'azienda del signor Nunzio è sicuramente una delle più grandi, oltre 40 ettari di terra. Ma è possibile conciliare quantità e qualità? Certo che è possibile conciliare qualità e quantità. Basta una buona organizzazione. Ci vuole l'impegno personale in qualità titolare dell'azienda, dove devi sapere le cose, devi sapere organizzare il lavoro, poi ti crei una serie di collaboratori validi dove tu riesci a coprire tutta la filiera, da quando si semina fino a quando si porta il prodotto direttamente al cliente. Tutto deve funzionare alla perfezione, organizzazione, certo. Però mi aveva detto prima anche una grande passione, perché è questo che poi le ha spinto. La passione io ce l'ho principalmente perché mio padre mi ha trasferito l'amore per la terra, per i prodotti, per dare il meglio dal proprio terreno, insomma il massimo di... Quindi lei ha un grande team, ma lei si mette in gioco come prima, prima personalmente, perché io ho la conoscenza diretta e poi la trasferisco agli altri, perché se non hai la conoscenza diretta nel campo agricolo non puoi fare niente. Bene. Non è che l'agricoltura non è che è una cosa si inventa. Certo. Cioè è uno che ci deve nascere dentro, ci deve crescere e tu sai realmente tutta la filiera, tutti i passaggi, le problematiche ci sono, mamma, come funziona, esatto. Dunque è possibile crescere anche al sud, dove certo. Tutti pensano che le cose siano un po' più difficili. No, credo che non è difficile, l'importante è sempre un impegno diretto. E costante. Perché credo che in agricoltura è quello, è l'impegno costante che uno deve avere nel settore, è una cosa che non è che ti viene da solo, c'è il clima, ma noi a terra dobbiamo fare il nostro, perché solo col clima non si riesce a fare niente. Dalle parole del signor Nunzio abbiamo capito che questo sud è un orto enorme, che occorre custodire gelosamente, proprio come fa il signor Nunzio con la sua azienda.